Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio nel tragitto che mi porta verso il mio negozio. Io ho un negozio di informatica a Siracusa, in via Ierone II, numero 12. Chiunque volesse venirmi a trovare può venire tutti i giorni, dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20. Il sabato solo mattina e la domenica chiuso. In questa diretta parlo generalmente di cose che possono essere più o meno interessanti. In questi giorni una delle argomentazioni più interessanti è sicuramente la procedura per fare l'attivazione dei buoni pasto. Ci sono due associazioni che stanno aiutando nella compilazione. Se mi mandate un messaggio vi giro, vi inoltro i loro numeri telefonici. È un'operazione, un palliativo, perché purtroppo di buoni spese in questo momento non se ne parla. Sono dei buoni pasto da 30 euro che vengono dati in numero proporzionale a determinati fattori, quindi molte domande mi vengono fatte se ad esempio chi può aderire. Io secondo me invito comunque poi a chiamare i numeri che vi darò, la domanda la possono fare tutti o quantomeno io la farei e poi ma che vada verrete non accettati, quindi in attesa appunto di un qualche cosa che possa essere sicuramente superiore. Purtroppo, come più volte denunciato, la città di Siracusa ha perso cifre sicuramente molto più consistenti. Purtroppo c'è solo questa donazione da parte di un'associazione, di una fondazione di 100.000 euro e appunto, dicevo, purtroppo abbiamo perso 1.600.000 euro. La colpa è di chi? Boh, chissà. Il problema non è la colpa di chi, il problema è che comunque sia viene meno un servizio che dava sostentamento a diverse migliaia di famiglie in città. Purtroppo questo è saltato. Nel frattempo sto cambiando totalmente discorso. Ieri è assegnato dalla mia attività un nuovo panettone solidale che spedirò oggi a una mia cliente della provincia di Ravenna. Il panettone solidale è un'iniziativa che grazie a un'azienda artigianale siracusana, si chiama Virtual Bakery, dà supporto anche al centro antiviolenza Ipazia. Difatti del panettone solidale una parte va a sostentamento del centro antiviolenza Ipazia. Vi vorrei parlare anche di un'altra iniziativa chiamata Bomboniera Solidale, che è un'attività che permette di realizzare delle bomboniere. E parte del ricavato va appunto anche questo al centro antiviolenza Ipazia. Per partecipare a questa iniziativa e dare appunto il vostro aiuto, il vostro contributo, c'è una pagina Instagram che si chiama appunto Bomboniera Solidale Ipazia. Potete contattare loro direttamente oppure mi chiedete in privato il numero e per qualsiasi vostra attività, celebrazione, compleanni, battesimi e quant'altro, potete appunto contattare loro. Sapete che parte del ricavato andrà a supporto ad aiuto del centro di violenza. Grazie. Sono appunto delle attività che in questo periodo sono importanti perché le aiutano le socie e le volontarie. Poi, ripeto, parliamo sempre di molte tematiche che spaziano verso gli altri, spaziano anche verso noi. Ieri è venuta una persona da me, mi ha chiesto di fare un sopralluogo in una zona di Siracusa dove insiste un asilo nido. Oggi a pausa pranzo, stamattina purtroppo non ci sono arrivato, andrò a fare appunto questo sopralluogo per vedere la fattibilità di mettere in sicurezza la stradina che è molto trafficata, chiaramente. Evidentemente hanno fatto tantissime volte domanda per vedersi riasfaltata quel tratto di strada. Purtroppo la politica non risponde, l'amministrazione è sorda, per cui vedremo di fare un'opera di volontariato civico noi, intanto mettendo in sicurezza le buche presenti e poi magari scrivendo e chiedendo, dato che c'è un tratto che comunque è usufruito da tantissime persone ogni giorno per accompagnare i propri figli, i propri bambini a scuola. Speriamo che poi ci sia un qualcuno che risponda riasfaltando le strade, perché vedete, noi, come dico sempre io, noi mettiamo in sicurezza buche stradali, noi non riasfaltiamo, siamo autorizzati a togliere il pericolo, togliere
mettere appunto in sicurezza quella buca che si è creata, in attesa, nelle more, che poi un'amministrazione comunale trovi le risorse per riasfaltare. Questa è la nostra missione. La portiamo avanti ovviamente solo e esclusivamente con le donazioni di cittadini. L'amministrazione, pur avendoci fatto delle promesse, non ci ha mai dato bitume, non ci ha mai dato nessun tipo di supporto, di collaborazione, per cui tutto quello che noi facciamo è solo grazie alle donazioni dei cittadini che credono in noi, hanno visto la nostra missione, hanno visto che quello che facciamo non lo facciamo con secondi fini. Inizialmente qualcuno diceva: ah, ma poi loro si vogliono candidare. Noi non ci dobbiamo candidare assolutamente a nulla, facciamo puro volontariato civico, e sempre più persone stanno capendo che non ci sono appunto secondi fini. Il secondo fine è quello di evitare che mio figlio col proprio motore mi finisca dentro una buca, mi cada a terra, si faccia male, e con la diligenza del buon padre di famiglia cerco in tutti i modi di evitare ciò. Ultima cosa, poi vi libro. Situazione raccolta differenziata. Ieri sera, poi era molto tardi, ho preferito non fare un messaggio a tutte le persone che ci seguono, bensì solo una storia sul mio WhatsApp e un post sul mio profilo. A causa del forte vento avrete notato che gran parte della spazzatura, della plastica, è stata distribuita in città. Io personalmente ho fatto il Riviera di Venezia Grande a un certo orario ed era davvero indecoroso. Purtroppo giustamente i siracusani hanno cominciato a uscire la plastica, perché da un certo ora quella plastica, il vento forte di ieri sera, ha spazzato via. Stamattina bene o male ho fatto un giretto e qualcosa è stato raccolto, quindi diciamo bene. Purtroppo le folate di vento oramai sono all'ordine del giorno. Ieri sera, tra l'altro, a un certo punto ha fatto anche qualche danno in città, però va bene così. Buona giornata a tutte e a tutti da Sabruzzo.